train 8017, climb aboard. Ecco, di questa stazione di Bavane. Grazie, sì. Più donne che uomini. Come mai? Cioè, loro portavano indumenti, biancherie, lenzuole e compagnia bella per prendere i viveri, per mangiare. Non lo vendevano con i soldi, cambiavano con la natura, o farina, o formaggio, o olio, o salamo. E allora c'era un tenente medico che era dell'esercito americano o inglese, ma non lo sapeva distinguere, che coloro che davano segni di vita si mettevano nella sala d'aspetto e non ti faceva la respirazione a bocca, con le braccia, finché ci furono 4 o 5 o 6 persone che si salvarono. Questi qua, l'albergo ce n'erano due a Palmare, se tenevano una stanza, due letti, ne? Le ricoverarono sulla sala del fascio, adesso ne hanno fatto la chiesa. Senza coperti, senza niente stavano. Allora ognuno di noi poteva, cioè, non tutti, io a casa pigliavo non la panella repano, perché tanto c'era la destra, 300 grammi di repano al giorno, io non fottivo mezzo chilo quando facevo colazione. E ci portavamo qualche fetta di pane, un po' di formaggio, non so perché i provoloni non ce n'avevo sole. E questo sì. Di questi che si sono salvati, fino ad oggi forse non si è presentato nessuno su libri che hanno fatto, per televisione, se è stato visto. Forse se saranno pure morti, non lo so dire. Quello di quel signore di Salerno, che poi non trova la madre, che fu scambiata, l'ha messa alla parte degli uomini. E gli uomini poi al cimitero, gli uomini erano messi da una parte e le donne da un'altra. Il giorno dopo siamo andati, cioè i carabinieri, allora c'erano podestà, ci hanno obbligati di andare al cimitero un'altra volta a cavare le fosse, e abbiamo cavato 3 fosse comuni, 2 per le donne e 1 per gli uomini. Perché dovevamo andare il giorno dopo, che i viveri, cioè c'erano gli operai che l'aveva messo il comune, cose, quelli lavoravano, che trasportavano i cadaveri con la barella, diciamo, pure fatta di legno, non è che era una cosa. E dovevamo andare ancora il giorno dopo a Terrapoli. Erano quelli che erano gli operai, senza coscienza, senza rispetto. Come arrivavano, buttavano come si butta alla mondizia. Ma tu dici che come è successo lo treno che si è fermato? Fu. Non è che l'hanno attendato? No, non può attendare. No. Fu che il carbone non era asportato per bene e le macchine erano tutte e due avanti. Allora lo bisogno mio pure io all'America.
arruazza da sazza smore per qua adesso che me ne vanno dice qui dall'America non si muove qui non era bisogno ma dice qui non si muove io ti dico lezzi partenza dall'America forse stessi anni non so e come si sa che la gente non rovina dice qua si muore per qua non ti chiacchi a casa sotto via se non è andato dall'Italia non mi sono andato via. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno perché voglio sognare e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere, viaggiatori pensanti per aspettare delle città importanti. Mi ricordo Milano, livida, scostumata per sua stessa mano. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore passerà. Perché so sognare, sogno i tamburi della banda che suona e che dovrà passare. Ti sento la pioggia dritta sulle mani, i ragazzi della scuola che partono già domani. Mi sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve. Quest'inverno passerà. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione
di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore passerà.